la segreteria telefonica e mandavo solo SMS. Cioè, ho fatto un viaggio dove proprio ho staccato al 100% per riuscire a immagazzinare quante più immagini possibili e non essere sempre attaccati al cellulare. Io che vivo come quasi tutti al cellulare, che è un po', diciamo, il mio ufficio. Questa è la Mongolia. Questo è il furgone su cui ci muovevamo e vedete come può essere magico, nel senso che qui è proprio il deserto pieno, ci sono sempre questi cieli enormi e si racconta della Mongolia che una delle cose più difficili in assoluto sia il silenzio. Cioè in Mongolia non ci sono automobili, non ci sono moto, ci sono pochissime di queste cose. Ti capita durante il giorno di sentire magari passare soltanto una macchina o due macchine e quando tu dormi in questi accampamenti dove ci sono le tende, che sono delle tende nomadi, la cosa bellissima è che proprio non senti niente. Cioè come adesso è un nuovo romanzo, questa è la cosa magica di quando scrivi. Tutto quello che tu vedi può rientrare in qualche modo nel tuo romanzo, nel racconto che farai o nel libro che vorrai creare. Il primo giorno che arriviamo in Cina, qui siamo a Shanghai, in realtà prima andiamo a Pechino, il primo giorno che arriviamo in Cina, io non so cosa mangiare, avrei voglia di farmi un piatto di pasta o delle lasagne, ma in Cina non è proprio facilissimo. Nel senso che in Cina si mangia cinese e i cinesi mangiano un po' di tutto. Quindi io ordino questo piatto, vedo questa immagine e ordino questa cosa. Insomma, a metà riesco a capire che è il serpente quello che sto mangiando. Perché loro mangiano moltissimo il serpente, perché il serpente secondo loro ha dei poteri, per esempio il cobra, sul mercato cinese costa 30 Posso dire volte di di più essere di un l'amico. animatore di punta dell'emittente. Non mi sento neppure troppo simpatico, per gli ascoltatori, per gli amici, per la gente, io sono il DJ, mi chiamano tutti semplicemente così, il DJ, e a me sta bene. Brick si alza ogni mattina alle 6, prende carta e penne, per 2 ore si annota le mie ripetizioni, le pause e gli accenti sbagliati e le battute poco spiritose. Faccio questa trasmissione da 5 anni ogni giorno, immancabilmente. Mi trovo davanti alla porta di casa una serie di appunti e osservazioni del mio manager. Abita con sua moglie in un 4 locali vista lago, arredamento semplice e uno studio di osservazione da fare invidia alla NASA. È appassionato di volatili. Brick sa riconoscere il cinguettio e piumaggio di qualsiasi uccello ed è così bravo che i suoi amici hanno cercato di convincerlo a partecipare a un quiz televisivo. Sua moglie è una gran cuoca e quella di mio fratello. Anche la storia della Prisma, cioè della macchina, mio papà ha sempre avuto delle macchine oscene, io non ho mai capito perché, ma ha sempre scelto delle macchine che veramente non prendeva nessuno. Allora, questo è Giorni Pio, il libro se volete con cui ho cominciato a scrivere. Avevo 24 anni forse, 23-24 anni, una sera mi sono ritrovato sul divano e ho cominciato a scrivere, così per caso. Scrivere è una cosa bellissima. E per scrivere bene, cioè per avere idee, per riuscire a scrivere, è fondamentale anche leggere tanto. E la lettura è una cosa magnifica, io mi rendo conto, alla vostra età io non leggevo, ve lo dico subito, nel senso che è inutile che io stia qui a fare il fenomeno, vi dico come si fanno le cose davvero. E anche perché si ha meno tempo, no? C'è la scuola, c'è l'equitazione, che ne so, c'è quello che gioca a tennis, c'è quello che fa pallanuoto, arrivi a casa la sera, sei stanco morto, ti metti sul divano, attenti a quei due, c'è le solite cose, eccetera. Cioè, per dire, non hai tanta voglia, no? Vi devo dire che con il tempo ho imparato a gustare la lettura per un semplice fatto, che la lettura ti porta ad immaginare le cose in un altro modo. Tu ti guardi un film e prima ti sei letto il libro di quel film, cioè è stato poi fatto il film di quel libro, e 10 a 0 per il libro, perché il libro te lo immagini come vuoi tu. Il pesciolino passerà i prossimi anni con il numero 13, Jack. Jack è il nome del protagonista. Non riuscii a trattenere la gioia. Saltai sulla sedia, abbracciai il killer e diedi un bacio al maestro. La nostra convivenza durò 8 anni, sto parlando di Zeno. All'inizio era un pesciolino rosso che folleggiava nel suo acquario, uno spazio giusto, generoso. Dopo 3 anni sembrava un'alborella. Dopo 5 un pesce persico. A 8 anni sembrava una trota. Si spostava una volta al giorno, muoveva soltanto gli occhi. A casa, quando arrivavano ospiti, bisognava coprire con un panno l'acquario per evitare sortite del tipo: ah, allevate branzini? Oppure bella questa carpa giapponese, ho sentito che è un pesce sacro. Io faccio la polenta, tu porti la tinca, Jack. Zeno morì in dicembre, quando era ormai da considerare un pesce di misura. E optammo quindi per il rito cristiano. Papà, mamma, Mimi e Jack in giardino, stereo con in sottofondo le mille bolle blu di Mina, breve discorso del capofamiglia e ultimo saluto. Ci fu una discussione.